Negli ultimi anni i LED hanno preso piede nelle nostre case e hanno sostituito completamente le lampadine a incandescenza. Questi sono dei LED, ma che cosa significa LED? I LED sono diodi a emissione di luce. Quindi i LED sono dei particolari diodi che emettono luce quando sono attraversati da una corrente. Ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi parleremo ancora di elettronica e concluderemo, diciamo, il discorso sui diodi. Prima di passare al topic di oggi, vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi anche sugli altri social. Il primo LED che emetteva luce rossa fu brevettato negli anni 60. In cosa differisce un diodo a emissione di luce, quindi un LED, da un diodo a giunzione PN semplice? Il LED è un particolare tipo di diodo a giunzione. Come abbiamo visto nel video precedente, se non l'hai visto lo lascio qui, il diodo a giunzione ha due pezzi di semiconduttore, drogati diversamente, messi uno a fianco all'altro. Uno è drogato positivamente, uno è drogato negativamente. Anche nel LED abbiamo un pezzo drogato positivamente e un altro pezzo drogato negativamente. Ma allora in cosa differisce il LED da un diodo a giunzione normale? Perché riesce a emettere luce a differenza del diodo normale? Prima di rispondere a questa domanda, dobbiamo sempre fare un piccolo excursus chimico. In un atomo abbiamo due bande. In realtà ne abbiamo tre, ma... Una è chiamata banda di valenza e una è chiamata banda di conduzione. Gli elettroni solitamente si trovano nella banda di valenza. Nel momento in cui vogliamo strappare un elettrone ad un atomo, dobbiamo farlo promuovere dalla banda di valenza alla banda di conduzione. La banda di valenza rispetto alla banda di conduzione ha un'energia minore. Quando noi vogliamo strappare un elettrone ad un atomo, dobbiamo promuovere l'elettrone dalla banda di valenza alla banda di conduzione e quindi dobbiamo fornire energia. L'energia che c'è tra i due livelli è chiamata energia di gap. I semiconduttori hanno la particolarità di avere un'energia di gap abbastanza bassa. Ogni atomo ha un'energia di gap caratteristica. Vi ricordate quando mettevamo il diodo all'interno di un circuito con una differenza di potenziale? Se la risposta è no, andate a recuperarvi il video. Se la risposta è sì, potete continuare con la visione di questo. Quando lo colleghiamo ad una differenza di potenziale, in modo tale che la parte drogata positivamente è collegata al polo positivo e la parte drogata negativamente è collegata al polo negativo, allora all'interno del diodo scorre una corrente. Nel LED succede anche un'altra cosa. Il flusso di corrente va in un certo verso, il che significa che abbiamo le lacune che sono positive e gli elettroni che sono negativi che vanno in direzioni opposte. Le lacune in particolare scorrono nello stesso verso della corrente e gli elettroni scorrono invece nel verso opposto. Quindi a un certo punto lacune ed elettroni si incontrano. Le lacune in particolare si trovano nella banda di valenza, mentre gli elettroni si trovano nella banda di conduzione. Gli elettroni che si trovano nella banda di conduzione scendono al livello della banda di valenza, quindi vanno a occupare la lacuna. In questo caso qui l'elettrone non viene promosso, ma passa da un livello energetico alto a un livello energetico più basso. Per questo motivo deve perdere energia e questa energia la perde sotto forma di radiazione elettromagnetica. Da cosa dipende la lunghezza d'onda emessa? Dalla differenza di energia tra le due bande, quindi dalla cosiddetta energia di gap che abbiamo visto prima. Maggiore sarà l'energia di gap, minore sarà la lunghezza d'onda. Poiché l'energia di gap è caratteristica di ogni singolo atomo, io per cambiare lunghezza d'onda devo cambiare anche necessariamente il materiale con cui ho costruito il mio LED. Ed è questo è stato il grosso problema dello sviluppo tecnologico del LED. Cambiando materiale cambia anche un altro parametro del LED, la tensione di soglia. Ne parliamo ora, ma vale anche per il diodo a giunzione di cui abbiamo già parlato. Facciamo un attimo un passo indietro. La corrente è un flusso di elettroni. Se scorrono pochi elettroni, io potrei non misurare la corrente e vedere sempre zero, anche se uso uno strumento molto sofisticato. Quindi esiste una differenza di potenziale minima per vedere una corrente in uscita misurabile. Questa differenza di potenziale è detta tensione di soglia.
Perché ho deciso di parlarne in questo video? Perché la tensione di soglia è un parametro molto particolare per i diodi a emissione di luce, i LED, perché cambia per ogni colore. Cambiando la composizione del LED cambia anche la tensione di soglia. Adesso vi faccio due esempi. Qui abbiamo un LED blu e un LED rosso. La tensione di soglia del LED blu è più alta di quella del LED rosso, e in particolare la tensione di soglia del LED rosso è 1,8 volt, mentre quella del blu è 2,4 volt, quindi vedete che c'è un volt di differenza tra questi due. Bene, questo era tutto per oggi. Penso di aver concluso il discorso dei diodi. Se avete domande lasciatemi qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video.